Possiamo procedere secondo programma? Signori del Pubblico Ministero, desideravo sapere se possiamo procedere secondo programma. Sì, Presidente. Ecco, perché volevo annunciare che sarebbe opportuno e anzi direi necessario per il programma di questa trasferta esaurire l'esame di Gran Cagnolo nella giornata di oggi e quindi ci dobbiamo organizzare in conseguenza. Voglio dire che se non sarà sufficiente la mattinata, l'udienza delle ore antimeridiane, bisognerà poi proseguire nel pomeriggio sino a completo esaurimento nel corso della serata. Allora, si vuole introdurre il signor Gran Cagnolo. Intanto, già sarà data la presenza dei difensori, Presidente. Diamo atto della presenza dell'avvocatessa Olivieri per la parte civile Baudo e degli avvocati Gulisano, e l'avvocato Greco, l'avvocato Spinella, l'avvocato Romano, l'avvocato Gangemi, l'avvocato Carmelo Calì, l'avvocato Guzzone, l'avvocato Cannavò, l'avvocato Brancato, Di Giorgio, Attanasio, Mario Grasso, Pavone. Dietro l'avvocato Attanasio? Chi c'è dietro l'avvocato Attanasio? L'avvocato Sambataro? Sì, l'avvocato Sambataro, poi dovrebbe esserci l'avvocato Falcone, mi pare, da qualche parte. Sì, e l'avvocato Papalia, l'avvocato Freddoneve. Ne dimentico qualcuno? Presidente, l'avvocato Ferraro in sostituzione di Madia. L'avvocato Ferraro in sostituzione di Madia e non vedo però in questo momento il difensore di Gran Cagnolo. Presidente, mi scusi, avvocato Romano anche in sostituzione dell'avvocato Francesco Antille. Grazie. L'avvocato Pavone sempre in sostituzione dell'avvocato Santo Basile e dell'avvocato Sebastiano Di Maria. E poi nomino l'avvocato Spinella come sostituto dei difensori oggi non presenti. Presidente, vorremmo interrompere l'esame delle posizioni singole e ritornare a trattare di argomenti di carattere generale. Ritorneremo poi a prendere in esame le posizioni dei singoli imputati. Signor Gran Cagnolo, lei ha fatto un riferimento ieri alla guerra con il gruppo dei Ferrera. Vuole un po' innanzitutto indicarci le ragioni di questa guerra e poi quali sono i fatti omicidiari di cui lei ha conoscenza commessi nell'ambito di questa guerra? La guerra è stata fatta per motivi che loro non sono andati più. Deve parlare vicino al microfono. La guerra è stata fatta per motivi che loro non sono andati d'accordo, diciamo, fra Puffirenti, Ferrera, Santa Paola e Ferrera, che sono i suoi cugini. Per motivi di potere, per motivi di queste cose qua. Gli omicidi che sono stati fatti quelli da Gesso Bianco che appartenevano ai Ferrera, i quattro che sono venuti dall'autogrilli dell'autostrada Catania-Palermo, Gesso Bianco. Poi c'è stato anche l'omicidio di Romeo, Maurizio da Cicostello, quello che gli dicevano che me lo basista a San Brillo Nuovo e qualche altro omicidio che non mi sto ricordando appartenente sempre a Ferrera. Ecco, e omicidi commessi invece in senso contrario? Cioè, in senso contrario si è parlato dell'omicidio di Enzo
Del Nullo, detto Enzo Tucco a Picanello. Come l'ha chiamato Enzo? Del Nullo, o Cautullo o Del Nullo, una cosa del genere, detto Enzo Tucco, appartenente al gruppo, diciamo, di Campanella. E poi? Poi come perdita attraverso, diciamo, Polverenti Santa Paola. Poi ce n'è stato un altro a San Brillo che non mi sto ricordando come si chiama, e questo era il figlioccio di Natale di Raimonto. Sempre l'hanno fatto loro stessi. Che non mi loro stessi chi? Eh? Loro stessi chi? Chi sono loro stessi? C'è il gruppo Ferrera. Ah. E non ricorda la vittima? Non è che non mi ricordo, non mi sto ricordando come si chiamava la vittima. Ecco, innanzitutto le sue informazioni su questa guerra da chi provengono? Provengono che sia stato fatto l'agguato a Giuseppe Ferrera quando lui era all'arresto domiciliare all'ospedale, diciamo, di Barriera, là, per motivi che c'erano, diciamo, mai questa freddezza, il discorso del potere, non potere, che Ferrera quando parlava offendeva sempre a Pufferenti. Ecco. Allora giustamente è nato, diciamo, che ci hanno fatto questo agguato a Ferrera in questo ospedale. E poi giustamente c'è stato il discorso che ieri sera ne ho parlato, il discorso, diciamo, dei custodi, attraverso anche a questo la morte di Scaravilli, no? Che questa pacificazione la voleva fare Giuseppe Ferrera, giustamente essendo che c'eravamo noi nel mezzo abbiamo scavalcato anche questa storia di Ferrera. E poi c'è nato anche l'agguato all'ospedale. E c'erano tutti questi equivoci, diciamo, attraverso queste cose dell'organizzazione. Sì, Gragnolo, avevo chiesto, lei come fa a sapere questi fatti? Chi è che glieli ha raccontati? No, questi fatti a me non me l'hanno raccontati, perché durante questa guerra fredda io ero presente in tutte queste cose. Non è che a me me l'hanno raccontato, perché tutte le riunioni erano fatte a Villaggio Sdumit e ci fermavamo lì dentro. Al Villaggio Sdumbet tutte le armi erano messe lì dentro, se si doveva fare qualche agguato si batteva di lì dentro. Una volta che dovevamo fare Antonino Ferrera, che abitava nello stesso complesso dove abitava Addo Ercolano, lui messo a casa, io di fronte alla cabina telefonica che ci scottavamo per via da radio, e le macchine pronte al Villaggio Sdumbet, se usciva questo Antonino Ferrera che lo dovevamo ammazzare. Antonino Ferrera abiterebbe nello stesso immobile, nello stesso complesso dove abita Ercolano, chi? Nello stesso, diciamo, zona residenziale, che lui abitava una scala e lui abitava un'altra scala, sì. Sì, ma di chi? Ercolano chi? Aldo Ercolano. Aldo Ercolano. E voi dove eravate messi? Io ero di fronte all'uscita, diciamo, di questi complessi. E dove sono questi complessi? Dove sono ubicati? Salendo del Villaggio Sdumbe per andare in via Nuova Luce, cioè, hanno fatto questi compressi nuovi sul lato destro. Cioè salendo sul lato destro? Sì. E lei dove era collocato? Io ero di fronte, sul lato sinistro, diciamo, che c'era una cabina telefonica con la radio trasmettente. In attesa che uscisse il Ferrera? In attesa che uscisse il Ferrera, che io davo il via per via dell'altra radio dove loro erano nascosti con le macchine rubate, le armi, per ammazzare Antonino Ferrera. E Antonino Ferrera chi è esattamente? Della famiglia Ferrera, Antonino Ferrera è fratello di chi? Di Giuseppe, Francesco. Mm. E chi era che le persone pronte a intervenire, chi erano? C'era Giovanni Comesi, Pinuccio Di Levo, Robettino, sempre, diciamo, nel gruppo fra Marcello D'Agata, Campanella, e altri personaggi del gruppo di loro stessi. Allora c'era anche Giuseppe Licciardello, che si aspettava là. Mi scusi, Robertino chi è? Robertino è uno del gruppo di Campanella. E sa qual è il suo nome? Roberto si chiama, lo chiamavano Robertino. Lo sa descrivere? Cioè, il cognome lo conosce? Il cognome non ci ribadisco, nella delinquenza si va sul nome e sull'angiuria che è il cognome di più. Ecco, come ce lo sa descrivere fisicamente? Sì, è un personaggio, potreste essere d'altezza, che gli posso dire, fra 1,60 e 1,65 m, un personaggio asciutto, lo conosco molto bene. Quindi uno, mi pare di capire, basso di statura o medio basso di statura? 1,60 m, 1,65 m potrebbe essere. Corporatura?
Coppratura ha un fisico non male, cioè. Sa che attività facesse? L'attività che faceva, io ero uno spacciatore di droga, abitavo sulla zona di San Gregorio, se non sbaglio. E tutti questi fatti che riguardano la guerra con i Ferrera, nel tempo, quando vanno collocati? In che periodo? Sono stati fatti questi, diciamo... A cominciare dal tentato omicidio di Ferrera all'ospedale, se lo sa. L'attentato all'ospedale mi ricordo se è stato fine 88, primi 89. Temporariamente, dopo nell'89-90... c'è stata, diciamo, questa guerra fredda fra i Ferrera. Questa guerra lei poi sa com'è finita? Questa guerra è finita con una pacificazione internamente, perché giustamente si hanno interessato allora Sebastiano e Colano, e allora è stata una pacificazione interna, però senza essere pubblicata attraverso sia anche a noi stessi che facevamo parte di loro stessi, e sia anche attraverso agli avversari, perché già gli avversari lo sapevano tutti che c'era questa guerra fredda. È stata una cosa, diciamo, sia di guerra fredda e sia anche di una pacificazione fredda per non manifestare attraverso l'avversario, attraverso il tutore dell'ordine e attraverso anche noi stessi di farci capire che è stato fermato tutto. Ci è stato detto allora, dici, se le vediamo sono amici nostri e basta, non più né meno, senza spiegazione e senza niente. È stata una cosa fatta di loro stessi. Le conosce Alberto Cilona? Sì. Chi è? Alberto Cilona è uno che appartiene a Ferrera. Ha avuto fatto un agguato alla Scogliera. In quale periodo? Sempre in questo periodo? Sempre in questi periodi qua. L'agguato ce l'ha fatto, diciamo, nel gruppo di Claudio Samperi. Si è salvato e ha capito che ci stavano facendo l'agguato e è scappato. E queste informazioni lei da chi le ha prese? Eravamo tutti insieme, signor Pubblico Ministero, perciò giustamente le novità si sapevano, eravamo tutti là. Eravate tutti assieme nel momento dell'esecuzione oppure nel momento della progettazione dell'attentato? No, dal momento che c'era questa guerra, giustamente tutte le riunioni durante i giorni erano fatte in questo villaggio Dusmet, diciamo. Lei quando parla del villaggio Dusmet fa riferimento ad un luogo in particolare oppure dove avvenivano esattamente queste riunioni che facevate? Guardi, le riunioni si facevano nella casa della bonamma di Foto Vincenzo, che la moglie la casa me la dava personalmente a me. Nella casa della suocera di Foto Vincenzo, che la sera ci andavo a dormire io, qualche volta rimaneva Rocco Di Paola e altri ragazzi che rimanevano là, abbiamo messo anche loro, Marcello Daga se ne è interessato, con quello mi sembra di Viale Ionico dove venti televisore, che ha montato un'antenna per via di queste raditrasmettenti che noi avevamo, che si prendeva anche a 30 km, a 40 km prendeva questa antenna e noi eravamo in contatto con tutti, nella suocera di Foto Vincenzo. Però che questi signori non ci c'entrano in questa storia, perché la casa me l'hanno data a me, cioè tutto quello che succedeva lì dentro ero io responsabile. E allora giustamente abbiamo montato anche questa antenna attraverso queste cose. Durante il giorno si facevano anche delle riunioni, diciamo, nel salone dell'abitazione della bonamma di Foto Vincenzo. C'era De Colano, Marcello Daga, veniva Campanella, veniva Nuccio Iacitano, venivano tanti personaggi. E per quanto riguarda l'omicidio di Maurizio Romeo, che cui lei ha fatto riferimento, dove sì. È avvenuto? È avvenuto nella strada di Aci Castello. Che questo omicidio sia stato fatto, ma già c'erano frasi e parole di un, diciamo, di un addrego di queste cose. Infatti loro, i Ferrera, condannato questo omicidio, ci sono rimasti male perché già si parlava di drego, non drego. Siccome queste cose si facevano, allora, che uno diceva sì drego, non drego, ma si doveva guardare da tutto, è nato anche l'omicidio di questo Maurizio Romeo. Perché più di una volta passava davanti a casificio di Salvatore Ducci, e allora giustamente Salvatore Ducci aveva problema se questo ci poteva fare una guada qua là, e allora è nato il discorso di questo omicidio. Questo omicidio è stato fatto, diciamo, da Claudio Samperi, Giovanni Arena, il cugino di Salvatore Ducci, Franco Cagazza,
e non mi sto ricordando se c'erano altri personaggi. Alla fine di questo omicidio sono venute nella stalla di Picanello, perché c'avevano anche un fiorino di Salvatore Tucci, un fiorino, diciamo, comprato, non rubato. E allora giustamente Claudio dice: ci dobbiamo mandare, dice, questo fiorino a Torre dell'Ova. E allora c'era, siccome c'era anche Rocco, e lei era presente, voglio dire. Certo, sono venuto nella stalla di Picanello. Dove, appunto, siccome non mi pare che ne abbia parlato di questa stalla, e ci vuole indicare, questa stalla era nella disponibilità sua? Che era possibile, cioè che era mia, cioè era di tutti noi. Mm. Perché poi, infatti, dopo questa cosa, il proprietario del terreno che si è comprato là, si è fatto una casa, giustamente, e ce ne siamo andati e ne abbiamo fatto una alle spalle di quest'altra stalla che dava faccia, diciamo, al campo sportivo che c'è a Picanello. E allora, arrivando l'ora che si ci doveva portare questa macchina, ce l'aveva detto a Rocco Di Paola, temporaneamente poi arriva Edoardo Cudispoto, arriva un ragazzo, Mimmo Vasto, Savasto, sempre appartenente al gruppo di Claudio Samperi, e ce l'hanno portato loro questo fiorino a Salvatore Tucci. Che tipo di arma è stato utilizzato? Una o più armi sono state utilizzate per questo omicidio? Non l'ho capito, signor Presidente. Dico, sa quale tipo di arma o di armi siano state utilizzate per questo omicidio? Ci hanno sparato con il fucile. E anche in moto, se ne è accorto della guardia, ha sparato anche in moto. Quindi ha reagito, sì, sì, la vittima. Sa dove erano custodite le armi o l'arma? Guardi, le armi se ne tenevano a Picanello. Una volta l'abbiamo lasciato anche delle macchine rubate durante il principio di questa guerra fredda fra il Santapalo, Pulverendi e Ferrera, delle macchine rubate, le armi lì dentro, di fronte al casificio di Salvatore Tucci, che poi l'hanno trovato. Le armi si tenevano dappertutto. Per questo omicidio, voglio dire, in relazione a questo omicidio, lei sa dove erano custodite le armi? Opposizione, Presidente, ha già risposto ad una esatta domanda. Due minuti. Grazie. Con riferimento a Enzo Uturco, che lei ha chiamato Caudullo oppure con un altro nome, sa qual è la causa specifica di questo omicidio che pur lei ha inserito nell'ambito di questa guerra? Guarda, la causa specifica di questo Enzo Uturco, una volta Piero Puglisi è venuto a casa mia dicendomi se io spostavo mia moglie e i miei figli che dovevamo ammazzare a casa mia sia sto Enzo Uturco e sia un certo Ignazio Tranquillo, che questo, diciamo, questo Ignazio Tranquillo faceva parte nel gruppo di Mimmo Testa e Gomma, quello che è stato assassinato in Toscana, che era un uomo d'onore di Santa Paola. E allora giustamente io in questa situazione mi sono trovato male, ho detto: guardi, io non l'ho fatto mai, se lo dobbiamo fare lo facciamo, vediamo, c'è qui modo di spostare la mia famiglia e se si devono fare le facciamo a casa mia. Basta questo discorso, l'ha capito che era una cosa, non si è fatto mai. Scusi, lei poc'anzi, se non ho capito male, aveva inserito questo omicidio come tra quelli che furono causati dal gruppo Ferrera. Sì, 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 sì. Ecco, questa indicazione invece su Puglisi come si concilia con questa affermazione precedente? Io ci sto raccontando precedentemente quello che ci avevano in testa attraverso questo Enzo Uturco, diciamo. Quindi, cioè? Cioè, che si dovevano ammazzare questi due personaggi. Mm. Allora, giustamente io ho pregato, perché Enzo Uturco era un mio amico d'infanzia, ho pregato se si poteva evitare questo Enzo Uturco, e infatti si è evitato questo discorso di ammazzare questo Enzo Uturco. E una volta ci abbiamo fatto una discesa nel biliardo che lui ci aveva, questo Ignazio Tranquillo a Picanello. Questo è un altro episodio. Sì. No, sempre con riferimento a Enzo Uturco. Questo episodio... Si è salvato Enzo Uturco, diciamo, di questa storia che sto raccontando. Ecco, e temporalmente rispetto all'omicidio poi realmente portato a termine, quanto tempo prima è avvenuto? No, e te dove è avvenuto? Dopo? Come dopo? L'omicidio di Enzo Uturco? Sì, sì, no, stavo dicendo, questo progetto che c'era, di cui lei ha parlato... Questi erano anni prima, dopo cinque anni è stato ammazzato attraverso, per come ho saputo io, attraverso questa guerra che c'era Frederick, che è stato ammazzato all'una alle due di notte mentre che lui rientrava a casa. Ecco, dico, verso le due di notte dove, in che via, se lo ricorda?
era sulla zona di via Mancaluso, sulla zona di Picanello. La via dove propriamente abitava lui non me la ricordo neanche la zona. So bene l'abitazione dove abitava lui, perché io ci vendevo anche la droga, alcune volte mi andavo a prendere i soldi a casa. Ecco, sulla causale specifica, al di là del fatto che appunto rientrava nella guerra, non sa dare indicazioni. L'indicazione è stata uno solo, che me lo riferisce direttamente a Campanella, dicendomi a me che aveva a lui, a Enzo Tucco, ci aveva dato l'incarico di occuparsi di Nello Colombrita, che Nello Colombrita aveva passato nel gruppo Primera, con i custodi aveva passato nel gruppo insieme a Sebastiano Calini, nel gruppo dei Ferrera. E allora giustamente questo qua si è postato un paio di giorni, dice che è stato visto sulla zona di San Perillo Nuovo, ha poi hanno ammazzato questo Enzo e a Nello Colombrita. Quindi anche questo omicidio di Colombrita si inserisce nella guerra? De Ferrera, Santa Paola e Poverenti. E allora giustamente dicendo che l'avevano visto in zona, è nata la morte di questo Nello Colombrita, hanno fatto, dice a Enzo Tucco, di notte, mentre che lui rientrava a casa, perché in quella strada dove lui abitava ci abitava un fratello di uno che apparteneva nel gruppo dei Ferrera. E allora dice, questa base, dice, ce l'ha dato questo, l'ha visto rientrare, erano nascosti, dice, nella casa del fratello di questo appartenente ai Ferrera, e ci hanno fatto l'agguato. Lei poc'anzi ha detto che per un appostamento finalizzato ad uccidere il Ferrera, Nino Ferrera, vi erano tra i componenti del comando, oltre il Robertino, Giovanni Comis e Giuseppe Ligertello. Per quanto riguarda Giovanni Comis, ci sa dire qualche cosa in quale squadra, gruppo fosse inserito? Nel gruppo, prima era, diciamo, nel gruppo di Giuseppe Licciardello, come era anche questo Enzo Tucco, no? Poi la morte di Licciardello sono passate nel gruppo di Campanella. Sa che tipo di attività svolgesse dal punto di vista delle attività delittuose, se ne svolgeva in particolare? Guardi, quando io ci vendevo la droga a Enzo Tucco, erano tutti e due soci di questa droga. Caudullo e il Comis? Sì. Lei ha fatto riferimento anche a Giuseppe Licciardello. Questo Giuseppe Licciardello è vivo? No, è stato ammazzato. È stato ammazzato in che periodo, se lo ricorda? Sì, è stato ammazzato sulla zona di San Giovanni Calemma, dove lui si aveva fatto degli appartamenti. Sa le ragioni, il periodo? Della morte di Licciardello? Non mi ricordo se è stato nel 90. E qual fu la ragione per la quale è stato ucciso? La ragione perché lui è stato ucciso, perché ormai non andava d'accordo più con Campanella. Era un personaggio che ascoltava poco, diciamo, al vertice delinquenziale, perché era il cugino di Mancion, e allora lui si aveva preso una carica in più, diciamo, attraverso queste cose qua. E giustamente hanno ordinato questa morte. Chi l'ha ordinato questo non ce lo so spiegare. Gli posso dire solo che quando l'hanno ammazzato c'erano gli, diciamo, appartenenti nel gruppo di Pufferenti, c'era Mario Grazioso, c'era Gino Rannisi, c'era un paio del gruppo di Pufferenti, che infatti se ne volevano andare. Gli posso dire anche questo particolare: è arrivato Mario Grazioso, dice, ancora un po', aspettiamo qua là. Alla fine ci hanno dato ragione, perché nel senso che loro hanno aspettato, è rientrato Giuseppe Licciardello e l'hanno ammazzato. Queste cose anche qui, come fa lei a saperle? Come faccio a saperle? Sì. Proprio ministero, io vivevo nella delinquenza, vivevo nelle... Sì, sì, ma io non le sto chiedendo, dico in particolare chi è che gliela riferite, è tutto qui. Questo riferimento personalmente me l'ha fatto a me Piero Pugliese. E per quanto riguarda l'omicidio del Caudullo, tornando un attimino indietro, quelle informazioni che lei ha riferito sulla causale dell'omicidio, chi gliela ha riferite in particolare? In particolare tutte queste cose, sì, qua? E Campanella me l'ha detto.
sul Caudullo. Sì, perché mi ha spiegato il discorso di questo anello Colombride, che lui l'aveva mandato là per guardare, per ammazzare a... Se ne sono accorte, dici, che lui faceva appostamento, e poi dopo la morte, diciamo, di questo anello Colombride, dice, essendo che c'era il fratello vicino all'abitazione dove abitava questo Enzo Utucco, dice, ci hanno dato l'appostamento, dice, mentre che rientrava a casa, dice, l'hanno ammazzato loro. Con riferimento all'omicidio di Giuseppe Licciartello, lei ricorda se il Campanella fosse libero o fosse detenuto? Campanella era libero, e quella mattina che ci siamo incontrati alla tariffazione, Lore ci ha detto, ah, come mai qua là? Dice, me l'hanno ammazzato qua là. Ci ha detto, dallo, finisce con queste cose. Oh, dice, stai zitto, dice, mentre che l'hai capito, dice, questa storia. Dice, perché qua, dice, sai che cosa succede? E in precedenza era stato detenuto il Campanella? Campanella è stato detenuto in precedenza, sì, nell'82 è stato arrestato, si è fatto 6 anni di carcere, è uscito dal carcere di Caltanissetta. Cioè, le voglio dire, in particolare, a Licciardello, cosa veniva imputato da parte dell'organizzazione? Non è che veniva imputato, quando Campanella è stato scarcerato di questa storia, sempre era un uomo d'onore. Giustamente Licciardello l'aveva stravaccato, si parlava allora che non ci mandava più soldi, si parlava del discorso della bisca che c'era a Picanello, del gioco d'azzardo, che non si occupava tanto attraverso a mandarci questi soldi. C'era una lamentela fenomenale attraverso questo Giuseppe Licciardello. E a poi alcune volte si facevano delle estorsioni e lo chiamavano lui e lui non lo teneva presente. Insomma, c'erano tutte queste ormai... E tutta questa mai, questa attrice attraverso questo Giuseppe Licciardello. E sulla presenza del Grazioso del Rannesi, lei ha avuto indicazione da parte del Puglisi, ha detto? Sulla presenza di Mario Grazioso, lei ha fatto riferimento a Mario Grazioso del Rannesi. Sì, sì, sì. Queste cose chi gliele ha dette? Eh? Queste cose, dico, chi gliele ha dette a lei? Piero Puglisi, personalmente, a me. Mi ha raccontato l'episodio che se ne volevano andare, mentre che lui... Me l'ha raccontato anche Antonino Puffrendi questa storia, che se ne volevano andare, mentre che lui, Mario Grazioso, ha detto, dice, no, aspettiamo un pochettino, dice, vediamo se rientra. E infatti ci hanno dato ragione che lui è rientrato e l'hanno ammazzato. Il Licciardello aveva rapporti di parentela con qualcuno? Sì, sì, con Mangian, era cugino. Il cugino di Mangione, il cugino di Antonino Licciardello. Ecco, e di questa idea di uccidere il Licciardello, il Mangione non era a conoscenza? Ma ti posso raccontare anche un episodio. Durante ieri sera, quando ho parlato del discorso della pace, dei lautani, di Cappello e compagni, alla fine c'è stato Cappello che si è lamentato con Mangione attraverso la bonamma di Domenico Licciardello, sarebbe il fratello di Giuseppe Licciardello, che si aveva portato la moglie di un cugino di Cappello. E allora giustamente Mangione dice, se il mio cugino ci ha fatto questo, dice, se è autorizzato, dice, ammazzarlo. Ma e chi, mi scusi, questo riferimento riguardava l'altro fratello? L'altro fratello, perciò giustamente questo discorso di Mangione, che era un suo parente, allora ci è stato detto anche, dici, non diciamo, dici mai, dici, lui dice, è consapevole che hanno ammazzato suo cugino, però dice, non diciamo mai, dici, che l'ha ammazzato, dici, perché può entrare, dice, anche una freddezza, un odio attraverso, dice, quelli che hanno ammazzato suo cugino. Ma lui era consapevole anche di suo cugino, e come facevano a ammazzare un suo cugino e lui non sapeva niente? E con riferimento invece a Domenico Licciardello, lei stava accennando ad una causale, diciamo, di carattere personale. Riferimento a questa qua era per il discorso che questo Domenico Licciardello si aveva portato, diciamo, la moglie di un cugino di Salvatore Cappello. Salvatore Cappello, attraverso l'occasione di questa pacificazione all'Edellandia di Mascalucia, ci ha riferito questo discorso a suo cugino. E allora suo cugino dice, per me, dice, lo potete ammazzare. Dice, suo cugino chi? Mangion, Francesco. Mm. Allora giustamente dice, per me, dice, lo potete ammazzare, dice, problema non ce n'è. Dopo circa, che gli posso dire, una settimana, 15 giorni, la bonamma di Rosario Crescente, che era una di quelle che si occupava dei incontri e non incontri,
si è lamentato con me dicendo, dice no, Alice non le ammazziamo, perché giustamente noi diciamo una cosa del genere, non la facciamo. Se lui ritiene opportuno che lo vada ad ammazzare, dice, ci pensa lui, dice ammazzare suo cugino, dice ma noi, dice non le ammazziamo. Cioè praticamente il gruppo Cappello tramite Piacenti faceva sapere che non l'avrebbero portato a termine questo omicidio, è così? No. Dico, è così oppure ho capito male? No, è così. Non l'hanno voluto portare. E questo discorso... perché anche che lui dice che ci ha dato la responsabilità di ammazzare suo cugino, dice noi non lo facciamo. Se lui lo vuole ammazzare, ce lo ammazza lui. E questo discorso a lei chi l'ha fatto? Rosario Piacenti. E lei questo discorso poi lo ha riportato ad altri o se l'è tenuto per no, sé? No, io non l'ho riportato a nessuno, perché è una cosa di famiglia e in queste cose uno me non sa, è meglio che sta di fuori attraverso queste cose. E che rapporto di parentela c'è tra i due Licciardello che lei ha indicato, Mimmo e Giuseppe? Tra di loro sono fratelli questi? Erano fratelli? Sì. Ecco, che rapporto di parentela c'è con Nino Licciardello? Cugini. Sono cugini. Sì, sono cugini. Lei ha conosciuto tale Lombardo Francesco? Lombardo Francesco io l'ho conosciuto. L'ho conosciuto in tante occasioni. Questo, chi era? Chi era? Appartenente Ferrera. Sa se è vivo o se... No, è stato ammazzato. In che periodo? Questo periodo qua è stato nei primi tempi quando Campanella è uscito a carcere di Caltanissetta. Mi ricordo se era, che gli posso dire, 88-89, quando lui è stato scacciarato da Caltanissetta. Parli più forte, cortesemente. Quando lui è stato scacciarato da Caltanissetta. Eh? Poi mi sembra l'hanno mandato a soggiorno, è stato un mese in intervallo che là a soggiorno non c'è andato, poi l'hanno mandato a soggiorno. Poi è nato il decreto che soggiorno si poteva fare a Catania. È risceso nuovamente a Catania e ha preso il potere lui, Campanella. E allora, questo Franco Lombardo io lo conoscevo molto bene, conoscevo anche la buonamma di suo cognato che è stato ammazzato pure. Come si chiamava suo cognato? Non mi sto ricordando come si chiamava il cognato. E il cognato è stato ammazzato prima o dopo? Prima. E perché è stato ammazzato il Lombardo? Il Lombardo è stato ammazzato perché faceva parte nel gruppo, diciamo, dei Ferreri, perché già c'è, in questi anni c'era una freddezza fra di loro. E una volta che questo andava sulla zona del lungomare del Barbiere, però con il sottetto non lo so in quale Barbiere andava. Chi, Lombardo? Sì. Una volta sotto i portici della tavernetta in piazza Nettuno, ho visto Marcello D'Agra, Campanella, Natale di Raimondo, Salvatore Pappalardo, una equip, diciamo, di loro attraverso. Allora, giustamente, quando io vedo loro da lontano, che ero io insieme a Cambria e Massimino, ci ho detto fermiamo, torniamo indietro. Era assieme, A Cambria Giovanni, detto Giallenuso. Poi? E Massimino Salvatore, ci ho detto torniamo indietro, perché per loro essere tutti messi là, ci sarà qualche momento che ci hanno in mano. Allora, giustamente, ho saputo che ci dovevano portare dopo a questo Lombardo. Cioè dovevano prelevare il Lombardo? Sì, che ci dovevano portare a questo Lombardo che lo dovevano ammazzare, no? Ora, questo episodio, quella sera non è nato, quel giorno che ho visto loro là vicino alla tavernetta non è nato, è nato dopo, in futuro, non so se è passato una settimana, giorni, qua là. E poi ho saputo attraverso questi qua che ce l'aveva portato Affio, questo che c'ha il pesce, Affio Fichera, che l'aveva portato lui perché erano nello stesso sgabello dei pesci, perché aveva nato anche un attrito fra loro due, attraverso perché c'era la gelosia del pesce, qua là. Mi faccia capire, che significa l'aveva portato Affio Fichera? Cioè l'aveva prelevato lui, Affio Fichera. Cioè quando poi l'omicidio venne realmente commesso? Sì. Ce l'ha portato questo Affio Fichera. A chi? Al gruppo, diciamo, che l'ha aspettato per ammazzarlo. Però poi
Di quelli che ho visto io a quelli che l'hanno ammazzato, questo non lo so. Lei che ha visto? Lei che ha visto? Vuole ripetere che ha visto sotto i portici della tavernetta e che aveva visto? Io ho visto Natale di Raimondo, Salvatore Pappalardo, Marcello D'Agata, Campanella Calogero. Quindi il Campanella era già uscito dal carcere? Sì, sì. E come ha fatto a sapere che in quell'occasione questi personaggi stavano attenzionando il Lombardo? Da chi l'ha saputo? E poi l'ho saputo da Claudio Samberi, perché giustamente era un uomo d'onore Claudio Samberi e mi ha riferito questo discorso e mi ha riferito che ce l'ha portato questo Affio Fichera. Pure. Cioè il Samberi le ha riferito che dopo, successivamente, questa cosa era stata portata a termine e che Alfio Fichera l'aveva, diciamo... prelevato o dal sgabello o dal barbiere, non lo so, si sono incontrati a un bar, si hanno dato un appuntamento casuale per prendersi un caffè, invece del caffè è arrivato il giorno della morte, diciamo, di questo Lombardo. Ecco, lei accennava alla questione del pesce, ci vuole chiarire un pochettino? La questione del pesce, lei parlava del pesce... Sì. Cioè, il Lombardo era interessato al... A pesce era interessato, lui era interessato all'ippico del pesce della strada che porta alla playa. Ma in che senso era interessato? Lui lavorava con il pesce, aveva i cani che lavoravano con il pesce. Con quale tipo di pesce? Tutti i pesci? O... Anche c'era il discorso del pesce spada nel mezzo. E cioè? Cioè il discorso del pesce spada, siccome un pesce che durante l'estate frutta bene, allora giustamente ognuno cerca di non farsi scappare questa occasione. E allora tutta l'organizzazione, anche la Savasta, aveva questo discorso del pesce a sgabello. E allora giustamente sono nati anche attriti attraverso queste cose il discorso del pesce, perché Affio Fichera si occupava anche del discorso del pesce, che poi alla fine questo discorso del pesce faceva parte all'organizzazione di Santa Paola. Ecco, ma ci vuole chiarire un po' i termini di questa questione del pesce spada o comunque del controllo del mercato ittico? Cioè, ce la vuole far capire concretamente? Allora, questo controllo del mercato ittico del pesce, il Lombardo lavorava con Giuseppe Ferrera, Affio Fichera lavorava per il gruppo di Santa Paola. E allora giustamente, essendo che già c'era la freddezza fra i clan, essendo che c'era il discorso anche del pesce, giustamente è nato anche, diciamo, la morte a prescindere di questo Franco Lombardo, per il discorso e motivi di soldi e per motivi di potere. Lei ha detto che c'era anche la Savasta? Sì, la Savasta aveva anche una... ma non attraverso loro, loro avevano le sue banche pure. Ma il gruppo, questo qui che lei ha detto, Fichera, il gruppo Santa Paola, aveva barche, come... cioè... Guardi, i cani del pesce lo sapevo che avevano i cani del pesce, perché anche il pesce lo portavano anche all'Ippico di Bari. Ce lo portava questo Affio Fichera. Di? Che... di Bari, nelle Puglie. Sì. Perché una volta io e Piero Puglisi ci siamo trovati a Bari attraverso andare a incontrare una persona. E allora giustamente io avevo la lancia dietro, ho fornito la lancia, questo di Bari mi ha prestato anche la sua macchina e Piero Puglisi ce ne parlava per il discorso di questo Affio Fichera che ci portava il pesce anche là. Ecco, ma questo controllo come avveniva concretamente? Il controllo del mercato. Il discorso di questo controllo del pesce io non c'ero dentro, giustamente. So che avevano questo pesce, so che il guadagno di questo pesce andava nell'organizzazione di Santa Paola. Non so altro di questo, perché giustamente io mi davano una cosa a me. E di altri omicidi commessi nell'ambito di questa guerra con i Ferrera, oltre quelli che già abbiamo indicato, non... C'è detto, quello di Cammiolo Basista... Sa il nome di Basista? Il cognome no, non lo so. E questo è stato fatto da quale gruppo? Questo qua, vi posso dire una cosa, che nella primavera dell'89 noi ci avevamo già fatto degli appostamenti a questo Basista, che io mi sono rivolto a Rocco Di Paola per avere una casa in via Palermo, giustamente ce l'ha dato suo nipote,
Giovanni detto Cane, ci siamo messi dentro questa casa, la mattina arrivava anche Claudio Sembere perché era assieme alle bettate di Siracusa, ero io, Claudio Sembere quando veniva il giorno, Giovanni Cambria veniva il giorno perché la sera era sorvegliato, Giovanni Cambria sarebbe un giallenuso, alcune volte veniva Venuccio Di Levo, c'era Franco Cagazza. Chi è Franco Cagazza? Franco Cagazza è cugino di Salvatore Dulci. Ricorda il vero nome? No. E il nipote di Antonino Cosentino, che si chiamava Agatino, eravamo messi tutti quanti in questa casa, con le moto rubate, che ci davamo la caccia, diciamo, a questo melobasista. Non c'è stata l'occasione, di prendere, siamo stati un 3-4 giorni chiusi lì dentro, non c'è stata l'occasione perché le moto uscivano ma non l'hanno preso mai. Dopo a me mi è morto la bonamma di mia madre, giustamente mi sono occupato da mia madre, che gli posso dire, nell'arco di una settimana, 10 giorni che mi è morto mia madre, eravamo al villaggio Sdummet, e allora a Decolano ci aveva detto a Claudio, dice andate sempre in via Palermo che hanno dato, dice, un appoggio, e Natale di Raimondo e Salvatore Pappalardo, dice, e vediamo, dice, se si può ammazzare. E Claudio Sembere ci risponde, dice, senti, dice, guarda, mio cognato, dice, ci ha morto la madre, dice, lasciamolo stare per ora, dice, perché giustamente ha questo dolore di sua madre. E allora a me mi hanno lasciato giustamente, però noi avevamo preparato un fiorino rubato con la scritta Enel, così se si incontrava questo poteva pensare che era un fiorino dell'Enel, allora giustamente non aveva preoccupazione. E infatti è stato ammazzato con questo fiorino dell'Enel. E c'è andato Claudio Samperi, c'era Salvatore Pappalardo, c'era Umberto Fazio. Umberto? Umberto Fazio. Fazio o di Fazio? Come? Opposizione, signor Presidente. Ha detto Umberto Fazio. E lei ha suggerito un altro nome suggerito, che non aveva detto il testo. E questa indicazione, chi c'era oltre? Giovanna Arena, Salvatore Pappalardo, Umberto Fazio e Claudio Santelli. Ecco, il fiorino era stato preparato da lei, anche da lei, mi faccia capire? No, non da me, ma già se ne parlava precedentemente di preparare questo fiorino con la scritta Enili o Sippi. Dice, facciamo un fiorino, mettiamo questo qua, dice, nessuno può capire mai giustamente che sia un fiorino dei Ghilli, ma bensì quello dell'Enili o della Sippi. Ricorda dove è avvenuto l'omicidio? Sempre sulle zone di là di San Perillo Nuovo. E dico, le notizie poi successivamente su questo fatto da chi provengono? Guarda, gli ho ribadito, signor Proprio, che ero interessato precedentemente io. Sì. Giustamente Claudio Sembere poi mi ha raccontato la storia di questo omicidio, che sono stati loro. Passiamo ad altro tema? Sì, sì. Lei ha conosciuto un personaggio che si chiamava Amato Domenico? Amato Domenico io l'ho conosciuto che allora prima camminava con Poverenti Giuseppe, e poi giustamente c'erano lamentere attraverso questo amato. Parli più forte sul microfono, per cortesia. C'erano lamentere attraverso questo amato dice che si aveva messo con Fellito, qua là, infatti lui nel carcere, diciamo, a sinistro, a secondo piano c'erano quelle di Poverenti di Santa Paola, e poi lui si è messo a Braccio Nuovo, che no, l'ho conosciuto abbastanza bene. Una volta gli posso dire che io mi trovavo a mare, sul lungomare, e vedo Salvatore Pappalardo e Franco Spascio, ci stiamo cercando di... Franco Spascio chi è? Franco Spascio è un uomo d'onore di Santa Paola. Di quale gruppo? Il gruppo di Natale di Raimondo, che prima era con Natale di Emanuele. E poi è passato nel gruppo di Natale di Raimondo. Non sa come si chiama? Eh?
Non sa come si chiama, dico. No, il cognome non lo so. E allora? Allora, incontrandomi queste qua che erano per i testi, vorrei dire, cioè, ma che cosa state facendo? Che cercando. Periodo? A parte che periodo estivo di che anno, voglio dire? O più o meno, voglio dire. E l'anno è sempre questi, diciamo, nell'89-90, una cosa del genere. E allora? Allora, giustamente, dice, stiamo cercando di rubare una moto, qua non c'è bisogno che la rubi la moto, ce n'ho una io rubata, te la do io. Ero io e lei consegnò questa moto a chi? Ero insieme io e Mario Strano. Ci ha detto, Mario, vai a prendere quella Mario moto. Mario Strano chi è? A Canascini. Ci ha detto, vai a prendere la moto e ci diamo la nostra moto. E questa moto lei a chi l'ha consegnata? L'ho consegnata personalmente io a Salvatore Pappalazzo e a Franco Spascio. Quando io ci ho dato questa moto, dici, me lo ti raccomando, dici, te lo tieni per te, e fin fine dici, ce lo puoi dire a tuo cognato che mi ha dato questa moto, perché lui si voleva fare anche bello attraverso al vettice che lui aveva andato a rubare la moto qua là. Io sentendo questo discorso qua, io me ne vado il giorno dopo da Marcello D'Agata dicendo, senti Marcello, vedi che io ero incontrato Salvatore Pappalazzo e sto Franco Spascio stavano cercando di rubare una moto e giustamente siccome io la moto rubata ce l'avevo, ho andato a prendere con Maria Canescino e ci ho dato la moto e se ne sono andata. Dici che sì, per il discorso dici di Mimmo Amato che dovevamo fare, dice Mimmo Amato, dice va bene, tutto a posto, me lo qua là. Temporaneamente non mi ricordo con esattezza, un giorno dopo, due giorni dopo di questo episodio, ne parlo anche con Piero Puglisi. E Piero Puglisi, personalmente lui, che mi riferisce, sì, questo omicidio ce l'ho fatto fare attraverso come quelli che hanno fatto dei figli di Lautani nella macelleria. Dice, ce l'ho mandato vestito da muratore, c'era uno di Lentini, quello che ha sparato era uno di Lentini appartenente a Nedo Lentinisi, perché siccome Piero Puglisi attraverso le sorelle e anche c'è una parentela con i fratelli che questi fanno parte nel gruppo di Cappello Pace, con Mario Pace, Non ho capito, chi ha la parentela con... Con Pace, Piero Puglisi attraverso le sorelle di matrimonio e matrimonio dei cognati. Io la dice, come io ci ho integrato il discorso come dovevano fare i figli di Lautani nella macelleria vestiti da muratore, dice, ci ho indicato anche, dice, questo omicidio di questo Mimmo Amato. E mi ha raccontato che c'era anche questo di Lentini, che ha sparato, è stato questo del gruppo di Nerdo di Lentini, e Franco Spasci che portava la moto. Ecco, quindi lei dice ci sarebbe stata un'analogia tra l'esecuzione di questo omicidio e quello di Sandro Lautani. Sì. Lei ha accennato al fatto che Amato era vicino a Ferlito. Però dico, la guerra con Ferlito è molto tempo prima. Dico, lei ha collocato questo omicidio nell'89-90. Sì. Ecco, e ha detto che... l'amato era mal visto perché era vicino al gruppo di Alfio Ferlito. Sì. Però dico, la guerra con il gruppo di Alfio Ferlito è di epoca assai più remota, perché si aspettava. Di collocare la guerra, ma non può dire che è di epoca remota, perché la domanda è palesemente suggestiva, signor Presidente. Io sto chiedendo, mi scusi Avvocato, il teste o l'imputato di reato connesso ha già chiarito in momento precedente che la guerra con Ferlito dell'82 ha collocato questo omicidio nel 90. Io legittimamente sto chiedendo perché si è aspettato tanto tempo. No, lei non ha chiesto perché, mi scusi. Ma perché lei mi ha interrotto, Avvocato, se no, non mi avesse interrotto... No, perché lei ha interrotto una domanda suggestiva, mi scusi, io mi oppongo alla domanda suggestiva. Ma c'è stata l'opposizione, può procedere. Perché si è aspettato tutto questo tempo? Si è aspettato tutto questo tempo perché l'hanno arrestato. A chi si hanno è fatto un paio di anni di carcere, nell'arco di questo, diciamo, 82-90. Giustamente nel carcere si diceva che questo spacciava cocaina, si diceva nel carcere che questo fosse faceva gesti attraverso i ragazzi e un pochettino poco raccomandabile. Si parlavano di tutte queste cose qua, si parlava del discorso...
del discorso di questo tradimento qua là, c'è stata l'occasione giusta che questo è uscito dal carcere, che si aveva fatto, diciamo, questa alimentare che vendeva frutta pure qua là, e c'è stata l'occasione per ammazzarlo. Ecco, ma questo Amato Domenico è parente di altri personaggi che si chiamano Amato anche? Suo fratello è. Il fratello di chi? Di Amato Salvatore. E Amato Salvatore in quale gruppo è inserito? Si è inserito ovviamente. È inserito nel gruppo di Santa Paola. Fa parte nel gruppo di cioè, Santa Paola. Praticamente due fratelli. La moglie di questo Amato Salvatore è la cugina di Santa Paola. La moglie di? Di Salvatore Amato. Si chiama Santa Paola, è la cugina di Santa Paola. Quindi sostanzialmente sono due fratelli, uno era vicino ai Ferlito e l'altro... Sì, perché anche il fratello si lamentava dicendo questo corno d'espero di mio fratello è un traditore, quella... si lamentava anche lui, Salvatore Amato, attraverso questa storia del fratello. Ecco, e per quanto riguarda Amato Salvatore, sa in particolare in quale gruppo, in quale squadra era inserito in particolare? Sì, nel gruppo di Affio Fichiere, quello dei Bulinghi. Lui e suo cognato, Salvatore Santa Paola, detto Colluccio. Il cognato di chi? Di Amato Salvatore? Di Amato. Sì. Detto Colluccio, che sarebbe che il fratello della moglie di Amato. Sì. È inserito sempre nel gruppo di questo Affio Fichiere. E perché detto Colluccio? Detto Colluccio, ci dicono il soprannome così, Colluccio. Dico, sa, che cercavo di capire l'origine del soprannome, non lo sa? No. Ecco, e Amato Salvatore in particolare si occupava di qualche cosa nell'ambito del gruppo del bullying? Guardi, siccome ero molto distante attraverso lui, attraverso queste cose qua, però che c'era il cugino... Angelo Santa Paola che spacciava, ci ha ribadito ieri sera il discorso di quei 200 grammi di cocaina che si è lamentato con Piero Puglisi, che non ci è risultato bene. Alla fine, quando lui si è spostato, io stesso ci ho detto a Piero Puglisi: vedi che ha ragione, perché questa cocaina, dici, che Piero Puglisi ce l'aveva portato, che era una bomba, che era la migliore che c'era in piazza, e io stesso ci ho detto a Piero Puglisi: vedi che c'ha ragione, non è una cocaina che per come ci stai riferendo tu. Però attraverso Salvatore Amato, se si occupava, che facevano ostruzione, facevano cose, questo fa parte nel gruppo che di loro che avevano. Lei ha conosciuto un personaggio che si chiamava Scalfidi Lorenzo? Come? Scalfidi Lorenzo. I Scalfidi li conosco tutti quanti, perché giustamente abitavamo quasi tutti vicino, abitavano a Villaggio Snummet, vendevano dei nastri, facevano dei... Vendevano? I nastri. Parli facevano porte. I venditori ambulanti, c'aveva un'attività pure in via Messina là dove registrano tutte queste cose, che poi ce l'hanno venduto questa attività anche a Pino Razio insieme a Pulverenti, che Pino Razio mi aveva chiesto anche una cosa a me, se io volevo entrare in questa, diciamo, là come si chiamano, dove registrano questi cantanti, queste canzoni. Li conosco i Scalfidi. Ecco, è vivo lo Scalfidi? E vivo questo Scalfidi, guardi, che è Scalfidi. Una volta questo Lorenzo Scalfidi si diceva che ci procurava le armi allora alla Savasta, è stato nell'83, mi sembra, 82-83, e giustamente una volta c'era un certo Pippo La Pazza, appartenente nel gruppo di Pufferenti. Pippo? Pippo La Pazza, che va di cognome, mi sembra che andava a Cannavò, che è stato ammazzato nella strada di Lineri, che questo qua... Dovevo portare questo Lorenzo Scalfidi a Nicolosi, nella casa di Giuseppe Pappalazzo, che poi questa sua volta è stato anche ammazzato all'Etna Bare, a San Giovanni Calemmo, per ammazzare a casa di Pappalazzo Giuseppe questo Scalfidi. Ma questo, diciamo, Pippo La Pazza non l'ho potuto portare mai. E allora poi, dopo la morte di Foti Vincenzo, i Scalfidi si è andato anche a lamentare con Campanella dicendo: a Fate Vincenzo l'avete ammazzato, l'hanno ammazzato loro, era un mio cugino, era qua. Già c'erano precedenti che questo Scalfidi Lorenzo... Quindi Scalfidi era cugino di Foti? Sì. Mm.
che doveva essere ammazzato. Doveva essere ammazzato più di una volta. Magari chi doveva essere ammazzato, Scaffidi o Foti? Prima di Foti doveva essere ammazzato questo Scaffidi. E perché doveva essere ammazzato? Perché c'era il discorso che allora ci portava le pistole, dice, alla Savasta, tutte queste cose qua. Ma quindi sostanzialmente era un personaggio inserito nel vostro... In quale gruppo era inserito lui? Nel gruppo poi se lo voleva inserire per salvarci anche la vita, Enzo Foti, diciamo suo cugino. Cioè era inserito nella squadra di Foti e contemporaneamente però aveva fornito armi alla Savasta? No, questo era anni precedenti. Quindi cioè una cosa che non gli era stata perdonata, mi faccia capire. Anni precedenti questo gli dava le armi alla Savasta, no? Si diceva allora. E allora giustamente si doveva ammazzare, se ce lo doveva portare questo, diciamo, Pippo la Pazza, che no, mi sembra che andava di cognome, nella casa di Nicolosi, di questo Giuseppe Pappalardo, che poi è stato ammazzato anche lui a Lettenabari. Ma questo Pippo la Pazza non l'ha portato mai. Ma poi questo Scaffile è stato detenuto per un paio di anni, non so se ci avevano dato degli omicidi, allentini, una cosa del genere. All'uscita del carcere, Enzo Foti, sapendo tutta questa storia che c'era il grado di parentela, se l'ha messo vicino, dice vediamo se ci possiamo salvare le vite. E onestamente anch'io avevo speso qualche parola attraverso anche a Pufferenti se si poteva salvare questo Scaffile. Basta, e finisce questo qua. Poi arriva il giorno della morte di Enzo Foti. Arrivando alla morte, il Scaffile, circa dopo un mese, due mesi, non mi ricordo con esattezza, si va a lamentare anche con Campanello. Dice l'hanno ammazzato loro, il mio cugino qua. Ma già c'era il via di ammazzare a questo Scaffile. Una volta io mi trovo che stavo salendo sul villaggio tu per andare a casa e mi incontra Pinuccio Di Levo e Maurizio Aula con la macchina rubata dicendomi lo vedi se è da sua madre, dici che lo dobbiamo ammazzare. Vedi che è da sua madre chi? Lo Scaffile? Lo Scaffile, sì. Perché la mamma abitava a villaggio Snumi. Allora giustamente sto un pochettino là, ci vado, senti qua non c'è nessuno, non ci sono neanche tracce di macchine di questo ragazzo che allora si parlava che si aveva comprato una Golf. E finisce questo discorso. Una sera sale da Picanello, già avevano le macchine pronte a Picanello sempre, perché ormai era un chiodo fisso attraverso questo Scaffile che si doveva ammazzare. E allora giustamente se ne accorge Pinuccio Di Leo e si porta anche a Filippo Macciandi. Pinuccio Di Leo è alla guida della macchina rubata, Filippo Macciandi scende al semaforo della circonfalazione per girare a Villaggio Sdumetti. Presidente, scusi, via opposizione, perché sta riferendo a modalità esecutive di un omicidio e non è ricollegata soltanto alla causale? Si accoglie. Lei, queste notizie che ha riferito, da chi le ha apprese? Queste notizie che ha riferito non sapevo, perché in questo omicidio di Scaffile sono stato coinvolto, gli ribadisco che avevo visto, si parlava precedentemente, avevo visto anche Pinuccio Di Leo e Maurizio Aula che mi avevano chiesto se si trovava a casa della madre. Questi qua si è saputo nell'ambito delinquenziale e si è saputo anche che ha sparato Filippo Macciandi. Da chi l'ha saputo in particolare questo? Ma in particolare, guardi, quasi da tutti, che gli posso dire, se è stato Claudio Samperi, se sono Campanello che me l'ha raccontato questa storia. Lei ha parlato di questo Filippo Marciante, ricorda se avesse qualche soprannome? Filippo Marciante? No, come soprannome, no, lo sanno sentire. Soprannome, comunque qualche vezzeggiativo, diminutivo? No. Ha detto che non lo conosce. No, ho detto che lo conosco il Filippo. Ha detto che non lo ricordo. Non conosce il soprannome. No, il soprannome. Filippo. Quello che ha detto è verbalizzato. No, era il commento che non lo ricorda. Se io ho fatto un commento sbagliato lo ritiro. Solo per la precisione. Sì, non si preoccupi. Lei conosce un personaggio di nome Garilli, Franco Garilli? Franco? Francesco Garilli. Conosco questo nome, Franco Garini. Lo conosco questo nome, Franco Garini. Lo conoscevo molto bene. E chi era?
Questo Franco Carini era uno che apparteneva, diciamo, nel gruppo di Macchese, detto Calderone, Savuccio Macchese, detto Calderone, faceva il fioraio, conosceva anche la buona mamma di suo cugino che è morto, che aveva un male, un tumore. Il cugino di che? Di Garilli? Sì. Conoscevo anche, io conosco anche Nuccio Mosso, che faceva allora parte, diciamo, di questo gruppo di Marchesi. Quindi di questo gruppo di Marchesi facevano parte, lei ha citato due persone, Francesco Garilli e il Mosso. Il Mosso qual era il vero nome? Il Mosso Nuccio Faro, lo Faro Faro, una cosa Nuccio del Faro. E lei sa se sono vivi il Garilli e il Faro? Guardi, questo non lo so, perché giustamente, signor Pubblico Ministero, io c'ho dal 15 maggio del 91 che sono stato detenuto, 4-2-93 che sono collaboratore di giustizia, non lo so se questi sono vivi o sono morti. E come fa a sapere che loro facessero parte del gruppo di Salvuccio Marchese? Perché alcune volte ci andavo anche io a casa, me lo diceva anche Salvuccio Marchese, che questo appartenevano a lui. E questo gruppo dove operava in modo particolare? Aveva un ambito territoriale? O... No, dove operava questo non lo so, perché poi, diciamo, questo Nuccio Mosso si è allontanato da Marchesi e si è messo con un gruppo di Marcello D'Agata di Ognina. Chi? Nuccio Mosso. Mm. Si è messo con il gruppo di Marcello D'Agata di Ognina. Mm. Sa se questi due erano uomini d'onore? Ho saputo che hanno fatto Carini, come si chiama la... di cognome, Franco, hanno fatto uomo d'onore, ma è stata tutta una cosa, perché si parlava precedentemente che dovevano ammazzare anche Marchese. E allora giustamente dice, non ci facciamo capire niente? A chi? Cioè a Marchese, non ci facciamo capire niente, sta chiedendo di fare uomo d'onore a questo Franco, dice facciamolo, dice uomo d'onore, ma è stata tutta una cosa camuffata. Chi l'aveva chiesto di fare uomo d'onore a questo Franco? Salvuccio Marchese. Cioè Salvuccio Marchese aveva chiesto a chi? A Decolana, chi si occupava di queste cose, a Campanello o a Santa Paola. Di fare uomo d'onore il Garilli. Sì. E lo hanno fatto. Sì. E perché lo hanno fatto? Per camuffare, diciamo, questa storia, perché c'era il momento della morte, diciamo, di questo Marchesi, di Savuccio Marchesi. Perché se ne parlava di Savuccio Marchesi anche precedentemente, perché dice che lui aveva contatti con suo cugino dice che sta sapendo cose, che questo se ne è scappato di Catania, dice cose che stanno succedendo nuove oggi a Catania, questo le sa, dice l'unico che potrebbe avere, dice, dei rapporti con suo cugino Antonino Calderone, il collaboratore di giustizia, dice... E il Marchese. Allora il Marchese dice che si deve ammazzare. E infatti una volta ci siamo incontrati nell'autostrada, che io stavo andando a Bari, dove ci ho ribadito che sono andato a Bari con Piero Puglisi. Che stava andando lei? A Bari, in Puglia, Bari. Bari, sì, sì. In Puglia, che avevo fornito la macchina, mi stava andando a ritirare la mia macchina. E ci siamo incontrati all'autostrada e lui stava venendo a Roma, stava andando a Roma. Lui chi? Marchese. Stava andando a Roma. Per discorso degli avvocati del processo che aveva, che è stato chiamato da suo cugino. Ci siamo incontrati all'autoclub, ci siamo presi il caffè insieme qua là. Quando io sono sceso, ce l'ho raccontato questa storia a Campanella. Campanella dice, sì, lo so, dice, ci ho dato anche 5 milioni, dice, per portarle all'avvocato. A Roma? A Roma. Mm. Perciò giustamente questo discorso di Marchese già era preparato pure, che lo dovevano ammazzare. No, dico, questo fatto che lo dovevano ammazzare, lei da chi lo ha preso? Guarda, l'ho preso... Cioè, lei, mi scusi, sta riferendo a un episodio di Campanella che ha dato a lei, ha dato dei soldi al Marchese per la sua difesa. Sì. Ecco, da questo fatto a dire che il Marchese era predestinato a essere ammazzato, lei come fa a dire? Lo sapevo, me l'ha detto Piero Puglisi, lo stesso Campanella durante questo episodio. Durante questo episodio che mi ha detto che vabbè, c'è poco mai, ce n'è questo, se ne deve andare. E lo sapeva dopo il Ferente Giuseppe, lo sapevano quasi tutti. Che e questo ne... mi scusi, questo episodio del viaggio a Roma e a Bari, a che epoca risale? Prima che mi arrestavano a me, che gli posso dire quando è stato, nel 90, il discorso che ha fornito la macchina. Il 90. Fine 90 o prime 91. Lei ha conosciuto Amazzei Santo? Come?
Mazzei Santo lo conosce? Guarda, Mazzei Santo io non lo conosco, l'ho sentito dire, conoscevo suo fratello quando aveva l'officina al Tonnicello della Praia che fece il meccanico da ragazzo, però questo Mazzeo l'ho sentito dire sempre qualche news, però no. Lei sa che tipo di rapporti ci sono stati o ci sono tra il Mazzei e l'organizzazione del Santa Paola? Guardi, Mazzeo una volta era un grande avversario di Santa Paola. Grande avversario, perché la guerra allora dei custodi, quando è stata nel 75, 76, 76, c'erano i Mazzei in testa, i Calcagnuso, attraverso queste guerre con Santa Paola. Poi l'hanno arrestato e Mazzeo si è fatto 10 anni di galera, 10 anni, 11 anni di carcere. Giustamente ha conosciuto dei palermitani, questo Mazzeo si è fatto stimare di questi palermitani. E stimando di queste palermitane volevo entrare nella stima anche di Santa Paola. All'uscita di questo Mazzeo ho saputo attraverso anche Claudio Samperi che l'hanno fatto uomo d'onore, facendo l'uomo d'onore giustamente questi qua a Santa Paola non volevano categoricamente che questo lo facevano uomo d'onore, però ce l'hanno mandato a dire i palermitani e obbligatoriamente dice che l'hanno dovuto fare uomo d'onore. Facendolo uomo d'onore, giustamente è entrato nell'organizzazione di Santa Paola. Attraverso queste cose che correvano penitenziari, quando io ero già detenuto. Perché da fuori non ci posso indicare niente, perché anche Campanella, quando l'hanno arrestato, dice, ti manda a salutare Mazzeo, senti, vedi che io questo Mazzeo non lo conosco, che ci siamo incontrati a Piazza Lanza. Cioè lei si è incontrato con il Mazzeo dove? A Piazza Lanza? E... Con Campanella, no Mazzeo? Sì, sì, io non lo conosco Mazzeo. Sì. E lei sa se il Mazzeo ha avuto, diciamo, dei problemi nell'ambito contro altre organizzazioni criminali? Guardi, attraverso queste cose qua so che c'è nata una freddezza fra, diciamo, anche nei milanesi, perché c'erano delle... Quando lei parla dei milanesi, di chi parla? Di Jimmy Miano. Eh? Di Jimmy Miano, perché un giorno si è fatta una partita di caccia a Piazza Lanza, il sinistro e il nuovo. E allora siamo scesi, a campo ero io e Campanella, temporariamente avevano arrestato questi, diciamo, del gruppo dei custodi, che mi ricordo che era il fratello di Franco Ognisso, che l'hanno ammazzato. Delle? Franco Ognisso. Non mi ricordo come vanno questi di cognome, no? E allora giustamente anche c'era Ferone, c'era Marino. E allora dici, senti, dici tu, dacci da parlare, dici a Ferone, a Marino. Dici che io cerco di portarmi, dice, vediamo se possiamo sapere delle novità di quello che sta succedendo, dice, fuori. Dice, essendo che quest'ora fa un gruppo dei custodi, che i custodi che si hanno leato, dice, con noi, dice, vediamo se possiamo sapere qualcosa. E così è stato. Io mi sono messo a parlare con Marino e Ferone, detto Cammisella, e lui si è portato a questo fratello di... Lui chi? Campanella. Sì? Si è portato a chi? Non mi ricordo se si chiamava fratello Salvatore, non mi ricordo con esattezza come si chiama, che poi questo è stato pure anche ammazzato. Allora si porta a lui, si mettono a parlare, si mettono a passeggiare a campo sportivo e giustamente ci racconta delle cose, questo qua, Campanella, che poi Campanella me lo riferisce qualcosa pure a me, dicendo che Paolo Masci si aveva messo d'accordo con Jimmy Miano, dice, se tu dici mi fai ammazzare, dice ammazzare. Che discorso di questo Paolo Masci che si aveva incontrato con Jimmy Miano e Jimmy Miano ci aveva promesso, dice, se tu dici mi porti, dice ammazzevo, e mi fai ammazzare, dice ammazzevo, dice o cacagnoso, dice io ti do un bel posto di comando, dice a Catania. Chi lo diceva questo, mi scusi? Jimmy Miano. Sì. Attraverso questa cosa, forse che ha avuto Paolo Masci un tradimento del suo gruppetto, il suo gruppo dei custodi che ce lo sono raccontato a questo Mazzeo Uca Cagnoso. Allora Cagnoso, sapendo questa cosa, o se è stato lui o è stato il gruppo Roca Cagnoso, hanno ammazzato a questo Paolo Masci.
che questo discorso ce l'ha fatto questo Salvatano, mi sto ricordando i cognomi come vanno, questo fratello di Franco Gnisso a Campanella, e Campanella mi sta raccontando a me questa storia. E giustamente è arrivata anche la morte che hanno ammazzato a Paolo Masci e tutte queste cose. E le risultano altri fatti di sangue commessi nell'ambito di questo? No. Non lo so, perché ci ripetisco, io ero detenuto e... Lei poc'anzi ha fatto riferimento a Nino Cammisetta, se non sbaglio. A Pippo Cammisetta. Ecco, sa qual è il suo vero nome? Feroni o Perone, una cosa del genere si chiama. Ecco, di quale gruppo faceva parte? Questo prima, allora, quando erano tutti insieme, era, diciamo, nel gruppo di Fellito. Ma poi c'è stata la spaccatura fra, diciamo, dopo la morte che ha preso il potere Cappello e Pillera, c'è stata la spaccatura. In questa spaccatura che c'è stata, questo Feroni... Spaccatura era... tra che cosa? Tra il gruppo, diciamo, che aveva lasciato Fellito, che aveva preso il potere Salvatore Pillera, c'è stata una spaccatura, dice che c'è stato il gruppo di Cappello che ha copiato all'interno sempre. All'interno del gruppo, diciamo, Fellito Pillera c'è stata questa spaccatura. Sì. Allora c'è stato il gruppo che è rimasto, mettiamo, diciamo, col Cappello, ma sempre copaggiato da Pillera. Sì. E i fratelli Sciuto con questo Ferone, Marino e compagni. Marino, Lautani, il nome, se lo ricorda il nome di Marino? Matteo Gutto. Poi? I Lautani, sempre alleati con questi fratelli Sciuto, e una Francia del Di Mauro, De Puntina, Claudio Puntina, era alleato con loro. E l'altra Francia del Di Mauro invece con chi era alleato? Con Cappello. Con Cappello. Lei conosce tale Alfio Giamma? Sì. Giamma è il soprannome o il vero nome? No, il soprannome. Ricorda il nome e il cognome vero? Non mi ricordo se va Pappalardo, Lombardo, una cosa del genere. Perché una volta ho avuto anche un femmo nelle sue compagne, siamo andati a finire anche nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Paternò. E dove l'ha avuto questo fermo? Nella sua campagna, direttamente. Ricorda il periodo più o meno? Prende, mi sembra che è stato nell'83, una cosa del genere. E in quel periodo lei era latitante? Chi c'era con lei? No, in quel periodo là io sono andato a trovare a Giuseppe Pulverenti, Piero Puglisi era latitante in quel periodo là, Angelo Grazioso, e Giuseppe Pappalardo, quello che è stato ammazzato a Lettenabari, era latitante, e allora giustamente il giorno si vedevano tutti là. Ma quelli affettivi a dormire in quelle zone là era Angelo Grazioso, Piero Puglisi e Pulverenti Giuseppe. Giustamente, quindi... mentre che eravamo là, arriva una jeep dei carabinieri. Questi personaggi, come vedono questa jeep, sono latitanti, scappano. Io non ero latitante, mi sono fermato là, insieme a Fergiamo, ci siamo messi a parlare, facciamo finta di mangiare. Allora, come arrivano, questi vedono scappare questi personaggi, dici chi erano quelli che hanno scappato? Cioè, come c'erano un po' di bambini lì fuori che giocavano, che erano i figli di Gaetano Asori, il compare di Giuseppe Pulverenti, che lì dentro ci abitava pure anche la madre di questo Gaetano Asori, ci abbiamo detto, guardi che sono i bambini che stanno giocando a calcio. Noi avevamo sistemato anche i bambini dicendo che non avete visto scappare nessuno, che ero voi che state giocando a pallone. Dice, bene, bene. I carabinieri anche chiamano questi bambini dicendo, dice, ma chi è scappato? Dice, nessuno, siamo noi, dice, che stiamo giocando a pallone. Basta, alla fine ci chiedono i documenti e le cose, ci portano i camere di sicurezza e di padre no. Ci fanno la perquisizione, mi sembra un buco, trovano dei proiettili. Alla sera a me mi fanno uscire. Affigiamo, non mi ricordo se è passato un processo in produttura attraverso questi proiettili e queste cose. Va bene. Lei ieri ha fatto riferimento ad alcuni gruppi dell'organizzazione del Santa Paola. Sì. Ecco, ci sa dire se c'erano altri gruppi oltre quelli che lei ha indicato ieri?
Ma c'era il gruppo anche della stazione, dei cugini Zuccaro, Domenico Zuccaro e Cammello Zuccaro. E questo gruppo da chi era capeggiato? Da Sebastiano Eccolano. E di altri gruppi? Gli altri gruppi... Sempre dell'organizzazione Santa Paola? E ce l'ho detto, quello di Enzo Santa Paola, Natale di Raimondo, di questo Affio Fighiera, di questo Iacitano, Nuccio Iacitano, di Nedo Lendinisi, che occupeggiava Valentini, quello occupeggiava da Cineale. E del gruppo di Enzo Santa Paola chi faceva parte? Chi c'era? C'era suo cognato Maurizio Zuccaro, e questo Umberto Fazio, i fratelli Branciforte, mi sembra, che uno io ho avuto onore, uno di questi fratelli, e altre persone non mi sto ricordando. Lei sa se c'era un altro fratello Branciforte, oltre questi due che ha indicato? Sì, ce n'era un altro che è morto nella strage là di via Iris, quando è stato nell'82-81. Lei, per conto dell'organizzazione del Santa Paola, ha partecipato alla consumazione di estorsioni o comunque è stato incaricato di andare a riscuotere il pizzo? Ma Dio, che posso dire, la Mediterranea Mobile, l'estorsione della Mediterranea Mobile l'ha fatta allora direttamente Sebastiano Campria, detto Totesco. Detto? Totesco, Iano Totesco. Eh? Ci ha fatto l'estussione lui. Questa estussione è stata sistemata da Enzo Santa Paola, 3 milioni al mese. I soldi li andava a prendere ogni mese Franco Giammusso. Ma poi alla fine Franco Giammusso, dopo, non mi ricordo con esattezza, dopo un anno che andava a prendere i soldi lui, me lo presenta a me. E me lo presenta sul lungomare di Ognina, prima della tavernetta dove c'è un complesso di Rento, dove prima Rento aveva questi uffici, c'era questo deposito, diciamo, di queste mobili, cugine. Però il deposito più grande era sulla zona industriale di Catania. Quando lei parla di zona industriale, in particolare che cosa fa riferimento? Che cioè, cosa? Cioè, zona industriale è un po' generico, insomma, vuol dire... La Mediterranea si trova in questo ufficio che ci ho detto quando l'ho conosciuto io, sul lungomare di Ognina. Giammusso me l'ha presentato in questo ufficio. Per un periodo di tempo sono andato a prendere i soldi in questo ufficio e poi lui stesso sì, mi ha detto che si spostava e se ne andava dove c'avevano questo deposito, diciamo, sulla zona industriale di Catania. Sono andato abbondantemente a prendere vari mesi a prendere i soldi, a poi è uscito Maurizio Aula a sotto della rapina dei 3 miliardi di via Atenea, dice senti, dice, me lo deve presentare, dice a me, dice questi soldi a me se li vado a prendere io. Ce l'ho presentato a Maurizio Aula e questi soldi a me se li andava a prendere Maurizio Aula. Ecco, lei quando ha iniziato a riscuotere? Non mi ricordo con esattezza se è stato nell'86, fine dell'86, una cosa del genere, 85. Lei ricorda quando Maurizio Avola è stato scarcerato per la rapina delle poste? Non lo so se è stato nell'86 o 87. E quindi... Non si è sentita l'ultima risposta, vorrei ripetere. Non mi ricordo se è stato scarcerato nell'86 o nell'87. E quindi dopo la scarcerazione sarebbe andato Maurizio Avola a prelevare questi... Ce l'ho presentato io stesso, ci ho detto, guardi, il prossimo mese in poi. Ecco, lei viene personalmente lui a prendersi i soldi. Ecco, lei con chi ha avuto contatti? Con questo, guardi, il cognome non me lo sto ricordando, era un personaggio bassino, pelato, un pochettino robusto. Come si chiamava di cognome non me lo sto ricordando. Perché alcune volte le lasciava anche i soldi quando lui non c'era, la segretaria, diciamo, alla zona industriale, che lui non c'era, io andavo nella segretaria e la segretaria mi dava i soldi. E prima di andare a riscuotere lei, chi è che riscuoteva? Franco Giammusso, me l'ha presentato direttamente a me, Franco Giammusso.
già muso a sua volta da chi era stato presentato? No, questo non lo so, se ce l'ha presentato Enzo Santapala quando ha sistemato la cosa, questo non lo so. Lei ha detto che l'estorsione l'aveva fatta Sebastiano Cambria, se non sbaglio, e che poi la estorsione è stata sistemata da Enzo Santapaola. Ci vuole chiarire i termini sistemata e fatta? Cioè, vogliamo chiarire questo passaggio? Allora, Cambria gli fa l'estorsione. Cambria, a quale gruppo, Sebastiano Cambria, a quale gruppo appartiene? Allora si aveva messo con un gruppo di Pulferente. Cambria, detto Iano Todesco, non Cambria Giovanni, detto Uccello Nuoso. Faceva parte? Del gruppo di Pulferente. Di Pulferente, di quale in particolare? Di quale gruppo? Avevano sulla zona del centro di Catania, là vicino al Fottino, perché c'era un cetto marino che questo è stato ammazzato. Vabbè, comunque, abbiamo detto, Sebastiano Cambria faceva parte del gruppo di Pulvirenti. Sì. Pulvirenti, stiamo dicendo del gruppo generico del Malpassoto oppure di un sottogruppo in particolare? Questa era la domanda. Lui aveva il suo gruppo in particolare, Stoiano Cambria. Però che faceva? Periodo? Però non mi ricordo se è stato nell'85 una cosa del genere, quando ha fatto l'estorsione. Cioè fare l'estorsione che cosa significa? Fare telefonate? E ci fai delle telefonate, ci fai i ricatti, prepara 100 milioni, ti ammazza te, ti ammazza la tua famiglia, l'estorsione che si fa. Poi? Giustamente alla fine poi di questa storia qua la sistema Enzo Santapaola. Enzo Santapaola chi è? Il figlio di Salvatore Santapaola. La sistema cosa significa? Sistema che si mette d'accordo dicendo, senta, lei deve pagare 3 milioni al mese. Dopodiché? Dopodiché, giustamente, sistemando questa cosa qua, sarà lui stesso ci ha presentato a Franco Giammusso. Perché quando andava a riscuotere i soldi Franco Giammusso, questi soldi dava 1 milione a Piero Puglisi, cioè nel gruppo di Pulferenti, 1 milione... a Stoiano Todesco nel suo gruppo che doveva dare. Iano Todesco come si chiama? Il vero nome qual è? Cambria. Ah, vero, già l'aveva detto, scusi. Prego. Eh? 1 milione andava nel gruppo, diciamo, di Santa Paola. Questi 3 milioni andavano divisi così. E poi lei ha lasciato questo pizzo, l'ha lasciato per la riscossione a Maurizio Avola. E poi sono stato presentato io. Da me ci ho presentato a Maurizio Avola. E questi soldi a chi andavano poi? Questi soldi davano 1 milione, diciamo, allora che poi questo qua l'hanno ammazzato, non so a chi andavano a finire poi. 1 milione a questo Iano Cambria. 1 milione nel gruppo di Santa Paola, 1 milione nel gruppo di Pulferente. Ecco, quando lei dice 1 milione al gruppo Santa Paola, cosa significa? Questo milione a chi materialmente... Cioè, diventava una cosa comune oppure serviva per qualche cosa? Cosa significa andava 1 milione al gruppo Santa Paola? Al gruppo di Santa Paola andavano 1 milione, mettiamo a quelli che vendevano lo stipendio al mese. Non so se ce l'andavano a Maurizio Avola o ce l'andavano un altro, questo io non lo Quindi, so. Andavano nelle mani di loro. Ecco, tutta questa situazione fino a quando lei la conosce, fino a quando sa che c'è stata? Beh, penso che un discorso del genere durerà sempre. Non è un discorso. Fino a quando io ci ho presentato a Maurizio Avola e Maurizio Avola andava a prendere questi soldi al mese, è durata questa cosa. Non è che è un discorso di 3 milioni al mese. Lei ha detto che i soldi qualche volta li lasciava questo signore che ha descritto, li lasciava alla segretaria? Sì, anche la segretaria mi dava alcune volte la busta. Né sa come si chiama la sua segretaria? No. Mi pare di aver capito da questa descrizione che lei ha fatto che si trattava di una estorsione che il gruppo del Malpassoto faceva assieme al gruppo Santa Paola. Questa estorsione? Dico, se questi soldi, lei ha detto erano 3 quote e ha indicato a chi andavano, da quello che lei ha detto si desume che veniva gestita assieme dal gruppo del Malpassoto e dal gruppo Santa Paola. Vabbè, questa estorsione è andata a finire così. Ecco, ricorda di altre estorsioni con queste modalità o comunque di altre estorsioni
il cui pizzo andava a riscuotere lei o comunque di cui lei è a conoscenza? Ma io andavo in tanti posti a prendere i soldi al mese. Andavo a un certo Pulvirenti a San Giovanni la Punta che mi dava 1 milione al mese. Che attività svolge questo Pulvirenti? Questo aveva i cami, le gru, le motopare che faceva lavori di scavatura. Quando andava a prendere lei? Quando ci andavo a prendere io? Quanto? 1 milione al mese. 1 milione al mese. Da quanto tempo e fino a quando lei è andato a prenderli? Da quanto tempo? Mi sembra che è stato dell'84 fino a quando mi hanno arrestato. E quando io ero in quando l'hanno arrestato a lei? 15 maggio del 91. E in tutto questo periodo ci è andato soltanto lei o ci è andato con altre persone? No, ci andavo io a prenderli. Ci andava lei? E poi ci ha mandato Sapienza Antonio quando mi hanno arrestato, che sarebbe un figlio di mia sorella, a prendere questi soldi, perché questi soldi mi arrivavano anche durante che io ero detenuto. E questa estorsione chi l'aveva fatta? Lei è andato a riscuotere, ma l'aveva fatta anche lei oppure... No, questa estorsione non è stata fatta, l'estorsione a questo qua, bensì a questo qua ci sono stati rubati i mezzi che c'aveva lui lì dentro. E allora giustamente rubandoci queste cose qua là si hanno interessato allora delle persone, ce l'abbiamo ritornato indietro, non mi ricordo allora... Quando lei dice ce l'abbiamo ritornato indietro, questo plurale cosa significa? Chi ce l'ha tornato indietro? Chi eravate? Era da solo assieme ad altre persone? Ero io, Giuseppe Grazioso, e questo fu tutto, diciamo, che poi prima si parlava che ci doveva andare di rapina, essendo che lui non c'aveva il guardiano, si è andato a fare di tutto. Scusate se mi intrometto, chi era questo proprietario di cantiere o di mezzi? Sì, un certo Pulvirenti Giuseppe, che poi è deceduto lui, e ora sono rimasti i figli. Ora però io desideravo che si precisasse se interessa l'associazione di cui stiamo parlando o ci muoviamo. Sì, stavo cercando di capire questo, Presidente. Pulvirenti Giuseppe. Stavo cercando di capire. Pulvirenti Giuseppe ha fatto offesa. Pulvirenti Giuseppe. Sì, 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 ma siccome l'episodio precedente era stato gestito assieme, stavo cercando di capire se la stessa cosa avveniva dopo. La prima cosa dovremmo precisare. Sì, 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 ma era la domanda iniziale. E quindi dopo che lei è stato arrestato, chi è andato a riscuotere? Un mio nipote, Sapienza Antonio Giuseppe, insomma, figlio allora, di mia sorella. Ecco, questi soldi a chi andavano? A me stesso. A lei stesso, cioè era una specie del suo stipendio, non mi faccia capire. No, era un soldo, un mio stipendio che andavo a prendere io stesso al mese. Quindi questa è un'estorsione fatta dal gruppo del Malpassoto, è così? Non è stata fatta l'estorsione, bensì sono state rubate i mezzi. Ho capito, però sostanzialmente dico, era una cosa del gruppo del Malpassoto? Sì. Lei conosce i fratelli Massimino, gli imprenditori? I fratelli Massimino, c'è stato un episodio a Viale Africa, non mi ricordo se fa parte dei fratelli o uno dei nipoti di Massimino, a Viale Africa, che questo c'aveva uno avvicinato a Pulvirenti che pagavano 500.000 lire al mese. Allora giustamente una volta in questo dove hanno fatto questi stabili, diciamo a Viale Africa, questi fratelli Massimino, i nipoti Massimino, c'è andato... Stabile che? Come? Come si chiama Stabile? Non mi sto ricordando il nome, come va questo qua, Stabile. Comunque? E allora, giustamente, andando a questo Stabile qua, ci va a chiedere i soldi di presenza. E allora dice, senti, qua che c'è uno, Tomo Passotto, dice che ci diamo i soldi al mese, qua là. Dice, va bene. Giustamente, questo sente questo discorso, se ne va a reclamare da Calogero Campanella ed Aldo Ercolano. Chi va a reclamare da Calogero Campanella e Aldo Ercolano? Stabile, questo Stabile. Perché va a reclamare? Dicendo che c'era uno di Tomo Passotto che prendeva 500.000 al mese, dice una cosa mischina, dice di un compresso che stanno facendo questi fratelli Massimino. Ma Stabile faceva parte dell'organizzazione del Santa Paolo o di altre organizzazioni? No, dei custodi. Quindi non c'entrava niente con il gruppo Santa Paolo? No. Allora si va a lamentare? Si è andato a lamentare giustamente a Decolano,
E Campanella, io ero nella stalla di Picanello, mi mandano a chiamare, dice, senti, dice, cerca, dice, Piero Puglisi domani, dice, ci dice che ci dobbiamo parlare qua là. Io vado a cercare a Piero Puglisi, dicendo, senti, vedi che c'è Aldo e Campanella che ti vogliono parlare, Calletto. Va bene. Si fanno questi qua, l'appuntamento qua là. E parlano di questo episodio. Parlando di questo episodio, giustamente, che pensavano che questo poteva essere anche uno avvicinato a me stesso nel mio gruppo, che io prendevo questi soldi, mentre io di questa storia non ne sapevo niente. Allora, personalmente, di presenza nei fratelli Massimino, ci va a Campanella, è stabile, è Angelo Stabile. Ci va questo Angelo Stabile con Campanella e si mettono d'accordo 6 milioni al mese. Questi 6 milioni al mese vanno divisi. 2 milioni questo Angelo Stabile sarebbero i custodi, 2 milioni a Santa Paola sarebbe Campanelli e Adecolare, 2 milioni a Pofferente Giuseppe sarebbe Piero Puglisi e compagni. E si dividono questi soldi così. E questo episodio quando è avvenuto? Questo episodio è stato, che gli posso dire, prima che mi arrestavano, fine del 90 e prima del 91. Sono stati fatti atti di intimidazione nei confronti dell'impresa Massimino, oppure... No, che a me mi risultano. Lei conosce Viola Francesco? Gio? Viola Francesco. Viola Francesco? Conosce un personaggio che è soprannominato Barry White? Sì. Presidente, però sarebbe opportuno che prima rispondesse alla prima domanda. Aveva già risposto, ha detto no. No, non aveva ancora risposto, non ho avvocato, sentito io. Lo sentirà, ha detto no. E quindi, anzi, è peggio per me sotto questo profilo. Quindi ha già detto no, che non lo conosceva Viola Francesco. Ma Barry White lo conosco però. Ecco. E chi è Barry White? Barry White è un appartenente a Cappello. Uno che fa parte nel gruppo di Pillera e Cappello. Da quanto tempo fa parte di questo gruppo? Da quando fa parte di tempo questo Barry White, guardi, che mi risultava a me, avevo da parecchi anni che faceva parte, non so se ha 8 anni, 10 anni che faceva parte, perché lo conosco quando lui era ragazzo, questo Barry White, che se ne andava a ballare a una discoteca di Cannizzaro che si chiamava 109, questa discoteca. Ecco, ce lo sa descrivere fisicamente? Fisicamente è un ragazzo molto più alto di me, robusto, lo conosco molto bene. Signor Grancagnolo, lei sa se l'organizzazione del Pulvirenti tenesse rapporti con i palermitani? Sì. L'organizzazione del Pulvirenti tenesse rapporti con i palermitani? Ma io lo sapevo benissimo che avevano rapporti con i palermitani, che avevano rapporti anche con Biddu Madonia, avevano rapporti con tutti. Chi li teneva questi rapporti, signor Grancagnolo? Dell'organizzazione di Santa Paola o dell'organizzazione... Del Pulvirenti per ora. Dei Pulvirenti questi rapporti penso che loro proprio non li potevano tenere, attraverso forse qualcuno degli uomini di Santa Paola potevano tenere questi rapporti, che poi alla fine se c'è stato qualcun altro che ha preso questo posto di tenere i rapporti con Santa Paola e con i palermitani, questo non lo so io. Lei ha mai conosciuto qualcuno dei personaggi palermitani inseriti nelle organizzazioni malavitose di Cosa Nostra? Come palermitani, guardi, io una volta ho conosciuto uno dei fratelli Ciulla, che poi questo è morto in un investimento, mi sembra, a Brasile, che questo era un grande trafficante di droga. Un altro fratello dei Ciulla l'ho conosciuto sempre nella casa di Pufferenti, che questi vivevano a Milano. Poi come attraverso altri palermitani non mi sto ricordando... Lei sa chi invece per conto del Santa Paola tenesse quei rapporti con i palermitani? Sì, lo so, ma non mi sto ricordando come va di cognome, Galea mi sembra. Aveva rapporto con i palermitani, sia lui e sia anche il fratello di Mangiano, Pippo Mangiano, che ci portavano alle ambasciate, perché erano due personaggi molto puliti, personaggi meno conosciuti
se ne è attraverso il tutore dell'ordine. Sì, sì. E ho saputo che erano loro che ci tenevano i contatti con i palermitani. Chiedo scusa, come l'ha saputo esattamente che fossero le persone delle indicate a tenere i rapporti con i palermitani? Me lo dicevano tutti, me lo dicevano Pufferenti, Piero Puglisi, tutti me lo dicevano, che erano loro che avevano i contatti con i palermitani, perché erano dei personaggi molto puliti, non erano conosciuti attraverso il tutore dell'ordine e avevano i contatti con i palermitani. Lei ha mai conosciuto o sentito parlare di tale Enzo Aiello? Enzo Aiello io lo conosco, l'ho conosciuto e lo conosco. Questo Enzo Aiello l'ho conosciuto ma c'è da molti anni fa, non so se ci risale a 10 anni, a 8 anni, a 12 anni fa. E ci può dire in che occasione l'ha conosciuto? In tanti guardi occasione, perché alcune volte veniva anche nella casa di Pufferenti, questo Vicenzaello. Di cosa si occupava? Quando l'ho conosciuto io era un grande amatore anche di cavalli, aveva cavalli a Roma che ci correvano, c'ha la moglie che non è italiana, e ora negli ultimi anni quando mi hanno arrestato faceva anche insieme a questo Eugenio Galea, facevano i costruttori Etele insieme. Era un uomo d'onore di Santa Paola, come questo Eugenio Galea era un uomo d'onore di Santa Paola. Signor Grancagnolo, io ieri le avevo fatto una domanda specifica, le avevo chiesto di Aiello Vincenzo, lei aveva risposto di non conoscere nessun Aiello Vincenzo. Non ha mai fatto una domanda su Aiello Vincenzo. Grazie, avvocato. Sì, prego. Io ci ho detto ieri che non conosco Vincenzo Aiello. Se ci ho detto questo direi che ho sbagliato. Io lo conosco molto bene, conosco anche i personaggi, è un personaggio molto più alto di me. Allora, il signor Aiello Vincenzo, ecco, stavo dando una descrizione fisica, la può dare, signor Grancagnolo? È un personaggio molto più alto di me, robusto, gli posso dire che questo qua noi avevamo fatto...